Noppi, 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 passo, passo, cadenza, passo, atti. Sputatevi, sputatevi, intanto il crimine serpeggia. Qui. Agente, passo avanti e nome in codice. Sugar. Non sento. Sugar. Bravo, passo indietro. Agente, passo avanti e nome in codice. Dexter. Non sento. Dexter. Non sento. Dexter. Più forte. Dexter. Grida! Ah! Dexter, che cos'hai, criceti nel cervello? Eh? Bene, sono attenti. Avanti. Disporsi a parallelepipedo. Anzi, no. A cono rovesciato. Ero preparato sul parallelepipedo. E invece facciamo il cono rovesciato. Allora? Ci siamo? Che cos'è questa roba qui? È un cono due gusti, capitano. E che gusti sarebbero? Eh? Puffo e terroncino. Atti! Allora, esercitazione. Facciamo conto che c'è stata una chiamata nel cuore della notte, perché in un appartamento di via Giovanni da Procida si sentono urla, schiamazzi, musica ad alto volume, rumori molesti e anche odori molesti. Vediamo, pin pin cavalin sotto il piede del tavolin. Dexter, come agiamo? È chiaro che sotto il piede del tavolin ci sono io. Eh sì. Allora, come agiamo? Allora, chiaramente sono le due di notte, ha detto. Sono le due di notte. Ecco, allora sto dormendo profondamente, sono proprio nella fase REM. Squilla il telefono e mia moglie, chiaramente, per non svegliarmi, perché può essere fatale, entra nella mia fase REM e mi dice: amore, amore, vieni, squillate il telefono là fuori. E io dico: metti la segreteria telefonica. Non ce l'abbiamo la segreteria telefonica, non me l'hai mai regalata. Vabbè, allora mi viene un'idea geniale, esco dalla fase REM e faccio io la segreteria telefonica. Vedi, oh mare, quanto è bella, ispira tanto sentimento. Questa è la segreteria. Questo è il capitano Tiger. Se non arrivi entro 5 minuti, ti faccio trasferire a Bergamo. Altissima. Capitano, era mio figlio al telefono, chissà che cosa l'ha detto e ha fatto uno scherzo. Capitano, vai subito in camera tua, se no ti faccio il tatuaggio sulla schiena di Mona Lisa. Cinghiate però, hai capito? Capitano, sto arrivando, metto giù il telefono. Bravo. Esco fuori, però mi accorgo di essere nudo come il culo di un macaco, rientro subito. Perché non è un bel vedere. Non è, eh? Un bel vedere. Prendo la divisa, mi è sporca, la come metto sporca? In lavatrice, programma 5. Perché proprio il 5? Perché è quello più economico, capitano. Va bene. Dopodiché prendo le mutande, le lavo, le asciugo col fonne e le stiro. E dopo aspetto. Che cosa? Programma 5, capitano, è quello più economico, ma anche quello più lungo. Dexter, avanti, si sta facendo mattina. Va bene, chiaramente mi metto la divisa ancora umidice. Bravo. Esco di corsa a capicollo fuori, corro, bene. Corro, corro, fino a che c'è una forza misteriosa che mi trattiene. Quale forza misteriosa? È il ferro da stiro con tutto il filo attaccato, capitano. Mi che prolunga! Torno Dexter, indietro, bene. Metto giù il telefono, mi viene un colpo di sonno, mi abbandono 3 bagni un po' sporchi e rientro nella fase REM. Dexter, che cos'hai, una barriera architettonica al posto del cervello? Eh? Sugar, come agiamo? Intanto un buon poliziotto dorme già vestito, con indosso Bravo. La tuta mimetica, l'elmetto, gli anfibi e qualche bomba a mano sotto il cuscino. Bravo! Al primo squillo di telefono so già dove recarmi. Bene. Esco in strada e comincio a sparare all'impazzata. Per qual motivo? Perché se sono sveglio io non vedo perché gli altri devono dormire. Bravo! Bravo, facciamogliela vedere a quelli là. Vai avanti. Arrivo nel quartiere incriminato, sono Bene. Davanti al portone, lo faccio saltare. Ma Sugar è aperto. Lo chiudo e lo faccio saltare. Ho
capito, ma per qual motivo? Perché questa notte c'ho le palle girate. Bravo, Sugar. Vorrei vedere lei, capitano, essere svegliato nel cuore della notte. Veramente vi ho svegliati io. Ah, sì? Mi sono alzato. Allora, come una faina incazzosa, mi dirigo su per le scale. Bravo. A un certo punto mi si para davanti una vecchietta tutta spaventata che mi dice: che cosa sta succedendo? Prendo la vecchietta e la scaravento giù per la tromba delle scale. Per qual motivo? Perché sono bastardo geneticamente. Bravo, Sugar. Così mi piaci. Questa è l'azione che ci vuole. A questo punto, vai, mi apposto fuori dalla porta dell'appartamento. Sì. E due cose colpiscono la mia attenzione. Cosa? La puzza di pasta con le sarde e le fastidiosissime note di una canzone napoletana. E lì divento una bestia. Bravo, Sugar. Stata! Così si fa, così si agisce. Però è una pieghina sui pantaloni, Sugar. Sotomayor! Sempre allerta, ragazzi, sempre allerta. Dexter, siamo sul luogo del misfatto. Come agiamo? Ah, chiaramente siamo sul luogo del misfatto e vediamo lì una vecchietta raccimolata lì per terra che ranto l'aiuto. Vabbè. Prendo un badile e glielo do forte sulla testa. Per qual motivo? Per non farla soffrire, capitano. Bravo! Dopodiché... inizia a imparare, bene. Dopodiché faccio i gradini a 4 a 4, arrivo in cima che me ne è avanzato uno. Non sono multipli. Scendo le scale e li faccio a 3 a 3. Ma... ma... ma anche a 3 a 3 non sono multipli. Riscendo le scale e li faccio a 5 a 5. Ma scivolo e mi spacco tutti i denti davanti. Meno male, eh? Una, la rabbia comincia a salirmi, mi avvicino così al pianerottolo coi gomiti. Così. Con la rabbia che sta montando, così, fino a che un profumino di pasta con le sarde mi passa sotto il naso e mi ricordo mia nonna che la faceva col finocchietto fresco. Dexter, vai avanti! Busso alla porta, delicatamente, mi aprono e vedo gente che balla e che canta. Vedo, Mario, quanto è bello, ispira tanto sentimento. Tra l'altro è la stessa che c'ho nella segreteria telefonica. Vabbè, un uomo da lontano mi chiama: oh, voglio, voglio cozze, tocco! E in mio onore mi preparano un vacile di pasta con le sarde, dove io mi ci butto dentro e nell'orgio del cibo mi ritrovo a dire: è proprio Daniel, e alza sta cazzo di musica, e ogni 5 minuti un brindisi cordiale. Basta! Erano anni che non mi divertivo così. Cosa sono i criceti? Sulla ruota? Dexter! Sugar, come agiamo? Sono fuori dalla porta dell'appartamento e penso: se qualcuno alle 3 di notte mangia pasta con le sarde e ascolta musica napoletana, significa che domani mattina non avrà un cazzo da fare. Bravo, Sugar. Mentre io mi devo svegliare alle 6 e farmi un culo così. Bravo. La rabbia è talmente tanta che mi ritrovo a dare una serie di testate alla porta blindata e in una frazione di secondo si abbatte e mi ritrovo all'interno dell'appartamento. Molto bene. Vengo accolto con delle frasi ingiuriose da dei tipi loschi, tipo: uè, guaglio, è arrivata la polizia, 90 la paura, ci stiamo caccando sotto. Cosa? Ci stiamo caccando sotto. Cosa? Ci stiamo cagando sotto. Per dire, ma va? A quel punto mi accorgo che la mia mano destra, quella che impugna il manganello, si muove da sola. E patapim e patapam e patapim e patapam, in 2 minuti l'ordine e il silenzio sono ripristinati in via Giovanni da Procida, angolo Vespri Siciliani. Bravo, Sugar! Bravo! Così si fa, bene! Perché nella polizia bisogna avere... le palle quadrate! Bravo! E tu come le hai, Sugar? Cubiche! Bravo! Tu, Dexter, come le hai? Io l'ho smussate un pochettino perché mi danno fastidio mentre cammino. Enoppi, enoppi, enoppi.